secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre vi assettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Cari amici, benvenuti a questo breve incontro. Ecco un'altra pagina stupenda che ci racconta di come è iniziato il cristianesimo. Esiste gente, ci dicevamo la volta scorsa, che è stata incontrata da Cristo e che ha incontrato Cristo. Bello, bellissimo il pezzo di Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea che gettavano le reti. «Venite con me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito gli andarono dietro. Andò un poco oltre e vide Giacomo e Giovanni, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Lasciata la barca con i garzoni, gli andarono dietro. Dove si può incontrare Cristo? Quelli lo hanno incontrato lì, in quell'ora della giornata, passando lungo il mare di Galilea. Oggi noi dove lo possiamo incontrare Cristo? Incontrare Cristo nella propria strada non è difficile, anzi è una grazia che avviene ogni giorno. La fantasia di Dio è sconfinata. E poi a me piace sempre pensare, lo dico per esperienza, che al Signore piace rifare il giro, ogni volta rifà il giro, ci dà sempre un'altra possibilità per incontrarlo e incominciare a seguirlo. E non c'è nessuna precondizione, non c'è da essere bravi, da essere buoni, non c'è da marcare un cartellino, c'è da essere lì, in quel momento, seguire quella voce. Nella mia esperienza ormai lunga, di prete circa quasi 42 anni e 30 anni a scuola con i ragazzi, ho visto tanta gente, giovani, adulti, incontrare Cristo e prendere il viaggio con Lui. E ho visto incontrare Cristo tra i banchi di scuola, nelle montagne delle Dolomiti, quando si facevano le vacanze estive con i ragazzi delle superiori, nella valle del Casentino con i ragazzi delle medie. Ho visto incontrare Cristo anche tra i letti di ospedale. Il cammino del Signore, amici, è semplice, come quello dei primi apostoli, che hanno cominciato ad andare dietro a Lui per curiosità e desiderio. Un incontro con una umanità diversa, colpiti da uno sguardo, dallo sguardo di quell'uomo, in un attimo, improvvisamente, come un accento di vita, più bello e più vero, come a dire al proprio cuore, così dissero Pietro, Andrea, Giovanni, Giacomo: «Oddio, vale la pena provare a seguire quell'uomo». Dice una bellissima frase di un film di Andrei Tarkovsky, sul pittore, il più grande pittore di icone russe, Andrei Rublev, che in questo film descrive la storia della Russia. Questa è la frase bellissima: «Tu lo sai bene, non ti riesce qualcosa, sei stanco, non ce la fai più, ed un tratto incontri tra la folla lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano, ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto, e tutto diventa improvvisamente più semplice».
si sono portati dietro quegli uomini, i primi, il colpo di quello sguardo. Se lo sono portati dietro. Mi commuove sempre questo pezzo come quello che abbiamo sentito la scorsa domenica e tanti altri, perché non solo li ho letti e commentati dal lambone della Chiesa, ma grazie al cielo sono lavorato con i ragazzi tra i banchi di scuola quando si iniziava a spiegare come è sorto storicamente il cristianesimo. E allora, fra l'altro, l'ora di religione non ha una grande importanza come voto, per cui bisognava tenere desta l'attenzione dei ragazzi. Allora veniva anche da andare avanti con immagini, con provocazioni. Ho detto ai ragazzi, leggendo questo pezzo un giorno, provate a terminare la pagina, provate ad allungarla quella pagina. Gli apostoli, quegli uomini sono tornati a casa quella sera, ma se gli avessimo chiesto noi, se gli avessero chiesto dei giornalisti, cosa vi piacerebbe fare domani? Cosa vi piacerebbe fare ancora domani? Cosa gli avrebbero risposto? E venivano fuori tante di queste risposte, a volte anche un po' strane, del tipo di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, che va benissimo, ma non era questa la prima mossa, forse neanche la seconda, poi nel tempo avranno imparato tutto da quell'uomo. Ma la prima risposta sarebbe stata sicuramente questa: ci piacerebbe rivedere quella faccia, ci piacerebbe risentirlo parlare, ci piacerebbe rimanere con lui. È proprio successo così, amici. Allora come oggi, seguire Cristo non è uno sforzo, è un'attrattiva. Buona domenica a tutti.